C'è chi ama il calcio e propone nomi di chi è stato vicino ai colori rossoneri. C'è chi è attratto dal fascino dell'impegno politico, da nomi illustri come l'ex governatore di New York, l'italo-americano Mario Cuomo. Chi vorrebbe onorare Santa Rita, ospite nella chiesa proprio del rione Casulla. Chi vorrebbe ricordare il giornalista Guerino Buglione, nato e cresciuto in questo quartiere. Varie le proposte dei cittadini sulla possibile intitolazione della nuova piazza di via Eugenio Siciliano a Nocera Inferiore. Tante le idee e i suggerimenti posti al sindaco di Nocera Inferiore che, attraverso il social network Facebook, raccogliendo l'idea del giornalista Giuseppe Colamonaco, ha aperto un vero e proprio dibattito sulla scelta del nome della neopiazza. Come chiamerebbe la nuova piazzetta? Voi commercianti l'avete tanto desiderata, è arrivata. Sì, è una bella piazza hanno creato, speriamo solo che la curino a regola d'arte come sempre. E intestazione è anche un memoriale, possiamo dare anche Guerino che non c'è più, anche per il memoriale per una persona sempre che ha dato tanto anche per Nocera Inferiore. Quindi piazza Guerino Buglione. Piazza Guerino Buglione, una piazza che potrebbe essere per Nocera, anche per eventi, per tante cose, anche per il cittadino, speriamo che viene curata in regola d'arte perché è una bella piazza. Tra l'altro Guerino Buglione era, visto che ha fatto cenno a lui, era di questa zona. Sì, di questa zona, quindi anche a chi meglio di lui, anche per ricordare una persona che era di sani principi, sani valori. Pio IX? Io, sai come la vedete? La piazza del Eugenio Siciliani. Questa è via Siciliana, però c'è stato un sindaco, Eugenio Siciliano, era una bravissima persona. La chiamerei piazza, la piazzetta dei giovanotti. Sarebbe una cosa giusta, perché solo i giovanotti ci possono andare a giocare. La piazza delle mille avventure, perché comunque qua è una zona un po' particolare, no? C'è il centro, c'è la strada per il centro, c'è la scuola e c'è la zona un po' più anzia, più vecchia di Nocera. Quindi un po' il fulcro di una nuova apertura anche per il mondo, il modo di vedere Nocera, quindi una nuova storia, magari anche una nuova, un nuovo modo di approcciarsi alla cultura di Nocera e quindi far vedere un nuovo volto. Piazza Nocera. Senatore Pietro Colella. Piazzetta Eugenio Siciliano.